Buongiorno, benvenuti alla lezione Mangiar Sano, tema per l'esame di italiano. Erano state presentate due foto, una foto di patatine e una foto di una pasta fredda con verdure. La consegna diceva il seguente: descrivi ciò che vedi nelle immagini, paragona le abitudini alimentari presentate nella foto con le tue, poi la domanda: cosa significa un'alimentazione sana? E infine scrive un articolo per il sito internet della scuola e spiega perché un'alimentazione sana sia così importante per i giovani. Interessante che si tratta questa volta di un articolo per il sito internet della scuola, non necessariamente di un testo argomentativo. Trova l'errore. Prima di tutto vi faccio vedere alcuni errori che avete commesso. Per favore, guardateli uno alla volta e provate a dare la soluzione. Tratterò, questo si scrive con l'accento. Le abitudini. Questa parola è femminile, quindi si scrive le abitudini. Allora, io ricordo che l'articolo le, come l'articolo gli, non si apostrofa mai, neanche se il nome inizia per una vocale. Città. Si scrive con l'accento. Fate attenzione alle parole con l'accento. Tenere in occhio. Si dice tener d'occhio. Osservare, fare attenzione. Trova l'errore anche in questa frase. La prima, un piatto di pasta con verdure fresche, che è un piatto tipico italiano. Una frase così è sbagliata. Perché manca la frase principale. Quindi la prima, un piatto di pasta con verdure fresche, è un piatto tipico italiano. Si mangia quando si è fuori casa e non c'è il tempo per cucinare. In questo caso, questa E con l'accento è una E senza accento, una congiunzione. Trova l'errore 4. Quando sei fuori nelle strade della città è facile comprare con pochi soldi questi tipi di cibo non proprio sano. Fate attenzione anche qui, distinguere E con l'accento, che in tedesco vuol dire es, e E senza accento che vuol dire uno. Fate attenzione. Molto bravi invece sono le persone che hanno fatto queste frasi, molto belle. Per esempio, le foto stanno in opposizione. Il cibo sano, il piatto di pasta, e il cibo non sano, le patatine. Anche se sembra scontato, queste cose dovete dirle prima di iniziare la vostra argomentazione. Potete anche dire le foto danno un messaggio opposto, un messaggio controverso, però appunto far vedere che le due foto hanno un rapporto antitetico. Entrambi i cibi nelle immagini fanno parte della mia alimentazione. Anche questa era una frase importante per dire perché era chiesta dalla domanda. Un'alimentazione sana per me significa prestare attenzione a ciò che mangio. Benissimo, sia perché la domanda nella consegna chiedeva di descrivere cos'è per te un'alimentazione sana, sia perché ha fatto bene chi ha scritto a dire basta fare attenzione. Ancora, dal mio punto di vista, cibo sano non vuol dire automaticamente sana alimentazione. Un elemento importante è l'equilibrio. Ottima questa frase, anche perché introduce un nuovo tema, cioè che cos'è l'equilibrio alimentare. Forse avete già sentito parlare della piramide alimentare, dove non ci sono cibi esclusi, ma ci sono cibi che si mangiano meno di altri. Allora, questo capitolo è di frasi molto buone, che io chiamerei metafrasi, perché vi aiutano ad argomentare meglio tutto il resto, tutta la sostanza. La prima immagine non offre molto da descrivere e dite quel poco che c'è da descrivere. La seconda, invece, e descrivete di più.
Confrontando le due immagini è evidente un messaggio. Due punti. E introducete quindi qual è il vostro messaggio, qual è il messaggio. Allora, ricordo che la consegna chiedeva di scrivere un articolo per il sito della scuola. Quindi iniziare con il testo con ciao ragazzi e concluderlo con quindi, cari compagni, sono ottime scelte che mostrano che si sa distinguere fra strili e tra tipi testuali diversi. Molto bene. A volte qualcuno mi scrive, ho trovato in internet, su internet ho letto che, e mi cita una frase. Bene, si può fare. Meglio ancora però è se dite, ho trovato sul sito Wikipedia, nel sito studenti.it, se riportate esattamente la fonte. In generale avete fatto tutti un buon lavoro, questo tema è stato sicuramente un po' più facile degli altri come l'inquinamento e l'immigrazione e dovreste, se non vi siete sicuri con temi sociali, dovreste cercare di fare un tema di questo tipo. Grazie per la vostra costanza nei compiti, fatemi sapere cosa pensate di questo video, metteteci un like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima simulazione.